pesciolini, buongiorno pesciolini, buongiorno pesciolini, pronti per la scuola? Sì? Adesso stiro le cosine. Buongiorno, stamattina mi sono svegliata con un grandissimo mal di testa, ma tipo cervicale, non lo so, comunque ho già preso una pillola perché mi sta scoppiando tutto qui, mi fa male e poi la testa. Mi so fare una lavatrice, sono le 6:30, mi devo sbrigare perché alle 7 poi dobbiamo iniziare a prepararci per la scuola. Alle 9:30 ho terapia. Non so se mi vedo con Katia, con la mia amica. E stasera abbiamo l'RX. Raga, sono tanto, tanto, tanto preoccupata. Non sembra, ma è così. Ansiosa, agitata, perché ho paura di quello che uscirà. E quindi devo cercare un attimo di distrarmi. Comunque, ho attivato la lavatrice, ho messo il Lenor, voglio vedere com'è, il profumo è bellissimo. Se vengono belle mi vado a prendere anche le altre profumazioni, così alterno. E mi piace tanto, quindi non so. Allora, io quando sono rimasta incinta di Emma, prima adoravo tutti i profumi, candele, un po' di tutto. Quando sono rimasta incinta di Emma ho iniziato ad odiare tutte le cose profumate, tutto. Da allora non ho usato più nulla, né ammorbidente, tutte le cose che profumavano non le ho usate. Ho usato sempre prodotti tipo la Chicco per i bambini che mo sono molto neutri, quindi non profumano tantissimo. Adesso invece ho ricominciato, dopo a distanza di anni, ad adorare di nuovo i profumi, mentre prima mi veniva proprio la nausea, non lo so perché, saranno state le gravidanze, non lo so. Adesso sto ricominciando ad usarle e sono contenta, quindi prenderò anche qualche candela per la casa. Niente, raga, io mi sbrigo perché voglio lavare un attimo i piatti, almeno quelli, e poi inizio a prepararmi. Ragazzi, oggi è tutto di fretta, ho portato Emma a scuola, poi a terapia, adesso sto a casa, ho fatto un po' di spesa, vi faccio delle cose che ho comprato, ma sono sempre più scioccata in realtà, perché i costi sono alle stelle, ma anche un pacco di biscotti, cioè, assurdo, guardate. Cioè, raga, io ho speso 17 euro, vabbè, è vero che sono cose di marca, ho speso 17 euro, alla Sisa sono andata, ho cambiato supermercato, ogni tanto mi viene di cambiare, 17,12, vabbè, i pannolini 4,65, anche se devo dire che al Pascal li pago molto meno, e va bene, mi servivano. Poi i pavesini 2,39 euro, raga, i pavesini 2,39 euro, ma stiamo scherzando, vabbè, comunque li ho voluti prendere i bambini, ok. Poi ho preso le fette biscottate 1,79 euro, stavano in offerta e le ho volute prendere queste della Colussi con i cereali, perché per la mattina, per la colazione, le ho volute prendere perché stavano in offerta, ho detto va bene. Poi che ho preso più? Ho preso le barrette 1,64 in offerta, queste qui per me e per Emma. Sto cercando di dargli sempre prodotti dolci, ma un pochino meno calorici perché Emma mangia ogni minuto. Poi ho preso Ventura Party 2,49, che cos'è? Ah, sì, il mix mi sono presa per me da mangiare vicino allo yogurt o magari se ho fame. Questo qui anacardi, mandorle e nocciole, vabbè, quello ci sta perché costa. Poi le gallette 1,29, queste qui, le gallette 1,29 stavano in offerta. E poi, questi qua, la merenda al latte, 2,75, ok, 2,75 questa qua, vabbè, queste qua della mia costano tanto, comunque, raga, non si può più campare. Non è una polemica, però mamma mia, raga, i prezzi sono. Ma pure che sarà 10-20 centesimi su ogni prodotto, comunque è tanto per noi. Io ormai in media spendo, mi sembra, 20 euro al giorno sicuro, ma pure di più, a volte capita 50, poi dipende quello che mi manca. Poi ovviamente il latte a brando che costicchia, i pannolini ancora costicchiano. Purtroppo è così, raga, ci rassegniamo. Questa è la vita, tutto costa. Brando, lui sta bevendo il lattuccio. Io, raga, mo faccio subito la merenda e poi mi sbrigo a pulire un pochettino perché già è tardi. Alle 11 dovrebbe venire una signora perché ho venduto la friggitrice ad aria, perché vorrei comprarmi quella vintage in modo da fare tutto il reparto vintage in cucina. Quindi ora mi sbrigo. Eccoci qua, i bimbi sono a casa, Emma è uscita da scuola. Com'è andata oggi? Che cosa avete fatto? Abbiamo educato e abbiamo visto la TV. Ah, E abbiamo bene. lavorato. Hanno lavorato, giustamente. Brando, tu a terapia? Mamma, lo sai che io ho fatto il disegno alla maestra? Ah. Ha detto brava Emma, sei proprio la campionessa. E poi ha detto vieni, vieni. E mi ha dato un abbraccio grande, Oh, che grande. bello.
bello. E tu, Brando, a terapia com'è andata? Brando, tutto bene? Ecco, tutto bene, raga. Ora pranziamo, cioè stanno già pranzando. Ci aggiorniamo dopo. Devo pulire. Non mi Ciao, va, ma Fiera, devo dopo. pulire. Che abbiamo 2 mesi. Dove stiamo andando? Dalla zia. Ah, chiama l'ascensore. Stiamo andando così portiamo Brando a fare le RX e me la lascio con la zia e il nonno. Anda, vedi che stiamo salendo. Eccoci qua, abbiamo lasciato Emuccia. Brando, siamo pronti? Lui stava dormendo, si è svegliato tutto nervoso, vero amore? Andiamo a fare questo RX, speriamo tutto bene. Le stesse zone di campo Brando, diagnosticando ciao, sei chimica vegetale contento che che ci con la forse macchina? più sana. Come sei bello! Allora, siamo a casa e diciamo il tecnico che ha fatto i raggi mi ha detto che non ci dovrebbe essere nulla, però ovviamente il dottore poi a darci, ma metti la tavola, a darci il responso domani, insomma. Quindi domani vado a ritirare i raggi, quindi vi dirò, non so nulla, sinceramente. È stato molto complicato, che Brando Sì, ovviamente si muoveva. Che c'è? io sono stata dalla zia. Sì, lei è stata dalla zia. Metti la tovaglietta, adesso aspettiamo le pucce. Abbiamo ordinato la puccia stasera. Sto facendo l'hamburger ad Emma e Brando la pastina. Allora, ragazzi, sono arrivate le pucce. Emma, com'è la puccia? Buona. Buon appetito. Ragazze, dal profondo rosso della nostra disco music, vi auguriamo. Sarà incastrato un brillantino nel dente, un'ora per toglierlo, questa monellina. E vi auguriamo una dolce notte, vero amore? E vi aggiorniamo domani con le nostre nuove avventure. Si era staccato, dicevo, le nostre nuove avventure. Butta un bacetto. Ciao Brando, Mamma, buonanotte. mi promette Dove sta? Lo vedete? qua. Ciao amore. Notte.